Bollette salate dell'acqua, in arrivo una stangata per i commercianti, lievitate del 20% in alcuni casi anche di più le tariffe. Mario Checcaglini, direttore di Confesercenti, lancia l'allarme dopo la doccia fredda che ha colpito le imprese. Non si può aumentare le tariffe, dichiara il direttore Checcaglini, tra l'indifferenza. Le bollette gonfiate del 20% sono un costo insopportabile per le aziende. In questi giorni stanno arrivando le bollette alle famiglie e agli operatori economici. È stata l'ennesima amara sorpresa per gli utenti, in tanti ci hanno segnalato l'aumento a percentuali a due cifre che per noi diviene inspiegabile. Non abbiamo visto investimenti nella rete così significativi da giustificare aumenti di tale misura e inoltre non si tiene conto delle difficoltà in cui versano le imprese che soffrono. Abbiamo quindi raffrontato le bollette dello scorso anno con le tariffe 2016 per capire, conclude Checcaglini, quanto pesa nelle tasche degli utenti l'applicazione delle nuove tariffe. E dall'analisi di Confesercenti è emerso che l'aumento è del 20% e ancora di più se i consumi sono particolarmente significativi, come ad esempio nella ristorazione dei bar. Un'attività economica che ha un consumo medio di 500 metri cubi nel 2015 spendeva 2.267 euro circa, rileva Checcaglini. Adesso con le nuove tariffe spenderà per la stessa quantità di acqua consumata ben 2.720 euro, con un aumento di 453 euro. Perché Caglini è inoltre grave che i sindaci del territorio retino, che sono all'interno dell'autorità idrica toscana, abbiano approvato l'aumento delle tariffe senza sentire l'esigenza di comunicarlo a cittadini e associazioni.